i mulattieri svolgevano un'attività ausiliaria ed autonoma rispetto ai carbonai, attorno in parte. Accanto alle tradizionali famiglie dei carbonai esistevano famiglie che si specializzavano nel trasporto della legna. Come si nota dalle immagini, il camino costituisce un'apertura verticale dalle dimensioni di aperture di circa 40 cm di diametro. Viene realizzato accostando i pezzi di tronco più grandi, selezionati durante il taglio delle piante, impiantati a castello al centro di una piazzola, fino a raggiungere un'altezza che è proporzionale alla circonferenza esterna della carbonaia. Montato il camino, si procede ad addossare ad esso, in senso verticale e in forma concentrica, il legname di dimensioni più grandi. Io avevo fatto tutta via all'altezza d'uomo. Man mano che la corona circolare dei tronchi si allarga, la legna utilizzata è meno spessa, assumendo una inclinazione tipica del cono della carbonaia. La parte sovrastante della carbonaia viene ricoperta con il fogliame preso dal sottobosco. E passo i fagioli, fagioli assolute. E mia moglie faceva la pasta a mano, ce la portava, me la portava a me e la cucinava a me là. Infine, si copre l'intera carbonaia con uno strato consistente di terra, possibilmente umida e priva di sassi. La funzione della terra è molto importante perché consente di isolare l'intera carbonaia dall'aria esterna. I carbonai arrivati sul posto solo con giacca e marraccio, una specie di macete, creano ogni sorta di utensili sotto i nostri occhi. Dimmi poeta dove sta la fonte, dove sta Ruggero e Bradamante. Dimmi chi senza gambe poi cammina, dimmi chi beve l'acqua e il vino rina. Dimmi chi nasce rotto e si risana, dimmi lo che le falle 100 miglia poi si trova nella stessa soglia. Dopo circa 2 giorni si praticano ai lati della carbonaia dei fori, chiamati fumarole, che consentono di regolare il tiraggio dell'aria e della ventilazione, che rischia di far cuocere più in fretta e in maniera difforme la legna di una parte o dell'altra della carbonaia. A questo punto i carbonai iniziano la fase della sfornatura. Durante questa fase può capitare di trovare pezzi di carbone ancora ardenti e da allora vengono spenti con molta celerità, spruzzandoli con acqua, onde non consentire al carbone di prendere fuoco. Qua non me le ricordo. Lasciato raffreddare il carbone, si passa alla fase dell'imballaggio. Ogni sacco può pesare da 40 a 80 kg ed è chiuso con 2 pezzi di legno chiamati rantoli, lunghi circa 30 cm. La resa in carbone dipende dal tipo di legna utilizzato, dalla pezzatura e dalla stagionatura. Un tronco fresco uscirà, carbonizzato, con le dimensioni ridotte di circa il 60%. Dalla carbonaia più grande che è stata realizzata, sono stati ottenuti circa 90 sacchi. Da quella più piccola 35.